Buonasera, benvenuti, bentornati a Punti di Vista, trasmissione condotta e diretta dal sottoscritto, ma ideata e realizzata in collaborazione con la testata giornalistica Napoli News Magazine Panorami, edizione Ager Campanus. Questa sera parleremo di un argomento veramente importante che io voglio dire, parleremo degli invisibili, quelli che fanno tantissime cose per tante persone, per molti quartieri della città e che però non hanno quasi mai nessun tipo di riconoscimento che sarebbe come minimo meritato. Prima di passare all'argomento, però vorrei salutare e dare il benvenuto ai nostri graditissimi ospiti. Partendo dalla mia destra, voglio salutare il dottor Luigi Rispoli, buonasera, Salve, buonasera. Buonasera. il cavaliere Nicola Di Frenna, il signor Raffaele Federico Buonasera. e l'amico Domenico Credo. Buonasera e benvenuti a tutti quanti voi. Questa sera noi parleremo di associazionismo. E sembra una parola abbastanza amena, ma in realtà sono persone che dedicano moltissima, gran parte della loro vita e del loro tempo ai quartieri dove vivono, ma soprattutto all'ambiente in cui vivono. E da questo nasce poi l'interesse nostro giornalistico e capire cosa spinge queste persone a fare questa attività, queste azioni così meritorie dal mio punto di vista. Quindi partiamo dalla mia destra. Le associazioni di promozione sociale sono organizzazioni del terzo settore liberamente costituite per svolgere attività senza scopo di lucro. E, dottor Rispoli, ce ne stanno tantissime a Napoli, alcune meritorie, qualcun'altra poco conosciuta. Noi abbiamo cercato di fare questa selezione e siete stati coinvolti perché vi abbiamo osservati un pochino negli ultimi tempi. Cosa spinge, dal suo punto di vista, gruppi di persone a dare vita ad associazioni, anche non costituite probabilmente in alcuni casi, però sono organizzazioni di uomini, di cittadini, che si spendono per il benessere di un intero quartiere, di un rione e spesso anche della stessa città di Napoli? Beh, in questa città ce ne sono tantissime. Nascono ovviamente Il suo è un avendo osservatorio molto importante perché è stato presidente della provincia, voglio dire, quindi. del Consiglio provinciale. Sì. Dicevo che nascono ognuna con degli obiettivi specifici e spesso nascono anche dal territorio avendo a cuore quelle che possono essere determinati tipi di problemi che ci sono. Io credo che in questo momento nella città di Napoli ce ne siano tantissime che svolgono un'attività veramente meritoria, non solo nel campo della promozione culturale come l'associazione che rappresento io stasera, ma anche e soprattutto in quello che è il campo proprio della promozione sociale. Soprattutto nei quartieri oggi più degradati dal punto di vista sociale, come possono essere le periferie, ci sono tantissime associazioni che svolgono un ruolo a volte anche di surroga di quelle che sono le attività che dovrebbero mettere in campo le istituzioni. A Scampia ci sono tantissimi esempi di Ecco, questo mi scusi che genere. la interrompo ogni tanto perché lei dà degli input che sono degli stimoli anche a farle delle domande. Perché nascono generalmente nei quartieri, nei rioni un pochino più degradati, secondo lei? Perché c'è la necessità appunto di dare una risposta di carattere sociale. Quando non ci sono le istituzioni, ci sono gli uomini e le Bravissimo. donne di buona volontà che si mettono insieme per cercare appunto di dare una risposta a quelli che sono i bisogni della gente. Io per esempio potrei citare a Scampia, diciamo, l'attività meritoria che svolge da anni il maestro Gianni Maddaloni con la sua Che palestra, conosco che prende in benissimo, carica tantissimi che ha ragazzi a vissuto tante rischio. peripezie, poverino. Era la stessa attività che faceva il maestro Lino Silvestri ai Ventaglieri e che purtroppo
diciamo, il comune di Napoli con un'attività veramente da condannare ha invece sfrattato, e qui e lì praticamente veramente c'è stato una cosa che è un grande paradosso, perché da un lato i servizi sociali mandavano alla Napoli Box i ragazzi a rischio dei quartieri spagnoli, e dall'altro lato lo stesso comune ha provveduto a sfrattare questa società, che è stata veramente un colpo al cuore in quella zona, perché veramente svolgeva una grande attività. Poi ci Sì. sono tantissime altre associazioni che per esempio si stanno battendo per la vivibilità del centro storico. E ci sono alcuni che addirittura si sono resi protagonisti di grandi azioni e opere di recupero e di restauro di beni e testimonianze storiche. Ricordo fra le tante il recupero anche della fontana di fronte al Gesù Nuovo, se non Sì, c'è la fontana di Gesù Nuovo, ma per esempio c'è la chiesa della Pietrasanta, che oggi è un vero e proprio gioiello, con gioiello, l'amico sì. Lello Iovine, che veramente fanno un lavoro eccezionale. Oppure c'è l'attività che svolge l'altro amico Geppino Serroni, che pure ha preso in carico un'altra Sì, è delle un chiese abbandonate soggetto che si muove moltissimo, nel Peppe comune di Serroni, lo Napoli, quindi ce conosco. ne sono tantissime. Poi ci sono i comitati per la vivibilità, quelli che praticamente cercano di porre all'attenzione generale quelli che sono i problemi che vivono, grazie soprattutto alla malamovida, i residenti in alcune zone di Napoli. Insomma, abbiamo veramente un variegato panorama di associazioni che sono molto attive in questo Un momento in questa ventaglio città. larghissimo, diciamo, di associazioni. Però la cosa Anzi, devo che... dire, chiedo Prego. scusa, che questo mi sembra un vero e proprio atto di accusa nei confronti della politica in generale, perché sono soggetti che, diciamo, scendono in campo perché non No, hanno le mi sta necessarie anticipando il prossimo giro, risposte dalla perciò politica. la fermo. Allora, invece... Cavaliere Nicola Di Frena, è da sempre impegnato sul territorio, zona, diciamo, Corso Arnaldo Lucci, ma anche tutto quel quartiere enorme, conosciuto come il quartiere delle Case Nuove, e soprattutto la cura, il mantenimento, la tutela e la difesa del Parco della Marinella, che ebbe un incendio mostruoso, Nicola, quell'incendio che Sì, devastò sì, sì. anche, diciamo, la vivibilità e la vita di diversi residenti. Oggi la situazione è come, Nicola? Salve, buonasera. Oggi la situazione è molto migliorata dopo tantissimo tempo, dal 2014 ad ora. Le due amministrazioni che si sono succedute, prima De Magistris e questa qui che è subentrata Manfredi, stanno lavorando molto a rilento, però ci sono dei buoni miglioramenti, perché non è più la zona degradata, che c'era lo stato di rifiuti e di abbandono che avevano lasciato lo sgombro del campo Rom, che poi, come ha citato lei Anche prima, quel parcheggio abusivo di camion. sì, è tutto stato, ovviamente c'è una recinzione che man mano hanno completato, è stato asfaltato tutta l'area, già è stata tutta ripulita, sicuramente nei prossimi mesi, prossime settimane ci saranno degli interventi della pavimentazione dell'area. Purtroppo Quindi c'è in atto un lento ma visibile è moltissimo recupero. lento, troppo lento questa opera dal 2014 che abbiamo subito questo danno ambientale della città di Napoli, perché ne ha Che subito fu tutta la città devastante, io di Napoli. ricordo, io Esatto, c'ero sì. con la telecamera quel Fu un giorno. tragico evento che Napoli ha subito in quella situazione. Va bene, Raffaele Federico, vivere meglio. Raffaele Federico, come devo dire, ne ha fatto un motivo di vita, perché ci conosciamo, mi manda una serie di foto che vorrei che la regia mi supportasse e facesse anche scorrere mentre sento Raffaele. Raffaele, che cos'è vivere meglio? Allora, è un progetto che è nato più di 15 anni fa da un'associazione di cui io sono il presidente, che si chiama Comitato Italiano per la Tutela della Salute. Perché il principio parte dal concetto della salute, che non è, come
appunto afferma l'Organizzazione Mondiale della Sanità, assenza di malattia, ma è un complesso di condizioni di benessere, di capacità di godersi la vita, di aggregarsi, di lavorare, di avere tempo libero a disposizione per potersi anche divertire, perché questo concorre a star bene. A questo progetto hanno aderito altre associazioni, abbiamo svolto tante iniziative con il patrocini di regione, provincia, anche il Ministero dell'Ambiente. Siete molto attivi. Il principio che comunque ci ha portato recentemente a realizzare il programma di quest'anno è quello di aver considerato che la rivoluzione di cui ha bisogno in questo momento la società è riportare, perché rivoluzione appunto significa riportare tutto al punto di partenza, riportare i diritti e la giustizia in primo piano. Quindi quello che stiamo cercando di fare, anche insieme a tante altre associazioni, infatti abbiamo organizzato un convegno sui diritti sociali e i 5 pilastri della salute, coinvolgendo medici, avvocati, è quello di far inoculare nella mente delle persone il principio dei propri diritti, a cui corrispondono una serie di doveri. Cioè, il diritto del cittadino di pretendere che l'ambiente sia pulito corrisponde allo stesso dovere dello stesso cittadino di pretendere che l'ambiente sia pulito, rivolgendosi a chi? A chi ha il dovere di intervenire, quindi il comune, la SIA, i Napoli Servizi, e non sostituirsi, perché sono 30-40 anni che lavoriamo nell'ambiente, che si è fatto sempre questo: andiamo a pulire la strada, andiamo a pulire il giardino, dopo 10 minuti decine di manifestazioni del genere ne abbiamo viste e fatte, non serve a niente, è una foglia di fico che si pone su chi invece dovrebbe fare il proprio dovere. Perfetto. Invece Domenico, lei ha all'interno di questa associazione, di questo progetto più che associazione, ricopre un ruolo abbastanza importante, responsabile settore previdenza e assistenza del progetto Vivere Meglio. Mi spieghi un attimo meglio la funzione? Cerco di dare il mio contributo, essendo un consulente finanziario assicurativo indipendente. Ci tengo a sottolineare la parola indipendente, perché grazie all'interno dell'associazione arrivano tante persone che in questa situazione di privatizzazione che per me è iniziata circa 30 anni fa, no? con l'aggiunta del ticket quando si deve fare una visita medica, ma stiamo andando verso una privatizzazione. Ultimamente anche il nostro presidente della regione ha fatto un video allarmando i cittadini, dicendo che il governo sta andando verso una sanità privatizzata e non più pubblica, non sta dando fondi praticamente per la sanità pubblica. E io dico, a me però, fa impazzire, io l'ho visto, quello fa impazzire questa cosa. Dopo voglio fare una chiosa su questo suo intervento. Prego, Domenico. Volevo dire una cosa, cerchiamo, i cambiamenti ci sono, perché praticamente il sistema non riesce più a sostenere queste spese, però prendiamo la cosa positiva. Voglio fare un esempio, che ci sono degli amici che avevano un ristorante qui a Napoli, non riuscivo mai a parlare con loro, se non quando andavo a pranzo da loro, qualche chiacchiera, e sempre si lamentavano che sapeva quando iniziava il lavoro e mai quando finiva la sera, mai tempo per fare nemmeno una visita medica. Hanno avuto la fortuna, dico la fortuna perché sono riusciti ad aprire un ristorante in Svizzera, dove sappiamo che il sistema è diverso, la sanità è privatizzata, e avendo una sanità che funziona, privata, a disposizione, e hanno anche una serie di check-up gratuiti da fare nel loro sistema previdenziale privato. Ha fatto questo check-up e ha scoperto che c'è un piccolo tumore. A Napoli non l'avrebbe scoperto sicuramente, perché non aveva nemmeno tempo per andarci, perché quando
doveva fare una visita medica, doveva prenotarla, i tempi d'attesa sappiamo che sono lunghissimi. Quando arrivava quel giorno di andare a fare la visita, capitava che non ci poteva andare. Quindi prendiamolo positivamente questo cambiamento, visto che ormai sono anni che la sanità pubblica non riesce ad assisterci bene, sia come i tempi d'attesa, ma poi è diventata anche più cara del sistema privato. In alcuni casi mi è capitato di fare un certificato medico veramente biblici. Allora, io da questo primo giro posso riassumere così, senza avere la presunzione di fare sintesi, per l'amor di Dio. Allora, chi continua a parlare di sanità pubblica prende in giro gli altri e se stesso, perché io voglio fare un passo indietro con noi che abbiamo, no, stavo per dire una sciocchezza, i capelli bianchi, io i capelli non li ho, ma vi giuro, i pochi che crescono sono bianchi. E allora c'era il sistema SAUB, poi c'era il sistema USL, Unità Sanitaria Locale, poi improvvisamente, se non ricordo male, 89-90 divennero ASL. Da quel momento il cittadino, da cittadino fruitore, divenne praticamente un cliente. Quindi parlare ancora di sanità pubblica è veramente una presa in giro. Io a questo punto posso dire, prendendomi gli strali di tanti, preferisco più la sanità americana, che io so che è una sanità a pagamento a vari livelli, anziché questa falsa sanità pubblica. Proprio ieri siamo stati con un amico che doveva fare una PET-TAC e doveva aspettare 6 mesi, pagando comunque un contributo altissimo. Quindi lui in via privata la farà in 3 giorni e pagando comunque più o meno gli stessi soldi. Quindi da quando siamo diventati consumatori, quando andiamo negli ospedali dobbiamo consumare per il beneplacito delle varie società del farmaco, dobbiamo consumare medicinali, dobbiamo consumare siringhe, dobbiamo consumare latte, dobbiamo consumare. L'unica cosa che loro interessa è che noi consumiamo. La salute è una cosa che viene un momentino dopo. Fate quello che volete, io mi assumo la responsabilità sempre di tutte le cose che dico. Altro problema che, sentendo gli amici in studio, che è venuto immediatamente, il grande assente chi è? È lo Stato, le istituzioni a tutti i suoi livelli, Stato, Regione, Comune. Sentire il Presidente, il Governatore De Luca parlare di sanità privatizzata e sanità pubblica, credo che dovrebbe farsi un giro negli ospedali e capire qual è lo stato dell'arte. Mancano 8.000 medici, mancano circa 11.000 infermieri, quindi queste battute estemporanee che non hanno nessun senso e legame con la realtà delle cose, veramente se le potrebbe anche risparmiare, e quindi poteva evitarsi. Io ho visto quel video che gira anche sui canali diciamo social. Ritorniamo a noi e ritorniamo un attimo con i piedi per terra. Io ho interrotto prima un paio di volte Luigi Rispoli, che stava parlando di una cosa molto importante, però mi aveva riportato con la mente a questo. Piazza Mercato è il cuore del centro storico di questa città, perché poi se ci rifacciamo ai periodi che vanno dal 1600 al 1800, era quello il vero centro di Napoli, Piazza Mercato. Finalmente, mi pare, se ho capito bene, sta vivendo un momento di rilancio. È così o mi sbaglio, Rispoli? Rispondo subito, però prima mi deve consentire di poter dissentire da alcune affermazioni che ho sentito sulla questione della sanità, perché io francamente non potrei, considero criminale il sistema sanitario americano, e certamente non posso immaginare che ci dobbiamo rassegnare a dover privilegiare la sanità privata rispetto alla sanità pubblica, soprattutto. No, ma sulla carta io sono d'accordo con lei. È un mio pensiero. No, che io condivido. No, perché 100% io ho sentito, se avessimo veramente una sì, sanità. No, però io dico che praticamente, poiché di questo nome, poiché il diritto alla salute è un diritto sancito dalla Costituzione, per tutti, dobbiamo ovviamente immaginare che tutti possano combattere Rispoli, laddove come la Campania. Per, no, ma io lo so che la sanità pubblica, allora, io so che, idea.
Io so che la sanità pubblica, soprattutto in questo momento in Campania, non funziona assolutamente di stamattina. No, veramente non funziona. In tutta Italia l'abbiamo visto con la falsemia, dalla Lombardia in giù, che è il fiore all'occhiello. Insomma, ci sono alcune aree in cui funziona, però credo che in ogni caso, piuttosto che rassegnarsi e quindi fare la scelta di privilegiare la sanità privata, con la prospettiva che poi si arriva al sistema americano, con l'assicurazione e quant'altro. No, ma è una provocazione la mia, è chiaro. No, vabbè, però io voglio precisare perché, diciamo, quello è il mio pensiero. Devo avere una finta sanità pubblica, preferisco avere una vera sanità privata che funziona. E io credo che dobbiamo tutti quanti pretendere che ci sia una vera sanità pubblica. Certo. Comunque, detto però, questo... è un annuncio molto... Perché sappiamo che è realizzabile, perché i meccanismi che poi fanno girare la sanità sono dei meccanismi malati. Io non sono d'accordo, perché abbiamo vissuto stagioni in cui la sanità pubblica, diciamo, funzionava anche in questo paese. Però, anzi, secondo me è una delle grandi conquiste sociali che c'è stata fatta in questo paese. Però al di là di questo, per tornare alla questione di Piazza Mercato, io penso che a Piazza Mercato, diciamo, dopo che c'è stato questo intervento cosiddetto di restyling, anche molto discutibile per certi versi, della piazza con i fondi del grande progetto per il centro storico UNESCO, credo che adesso ci sia la possibilità di intervenire per immaginare una destinazione d'uso considerato tutti quelli che sono i vani vuoti a destinazione commerciale che esistono sia sulla piazza, su Piazza Mercato, che su Piazza del Carmine, ma anche nelle aree circostanti. Io credo che lì un'amministrazione comunale attenta a quelli che sono anche le dinamiche economiche all'interno della città che amministra avrebbe già da tempo dovuto assumere delle iniziative per favorire l'insediamento di nuove attività proprio in quegli spazi vuoti, partendo da che cosa? Partendo da tutti quelli che sono i terranei di propria proprietà, cioè creando le condizioni favorevoli affinché aziende potessero trovare conveniente andare ad investire in quell'area. E un'altra leva... E mi pare che qualcosa con dei grandi nomi si stia muovendo già, se non sbaglio. C'è dell'interesse da parte di alcuni imprenditori, da parte anche di alcune catene legate alla ristorazione. Dobbiamo vedere se nei prossimi mesi, diciamo, queste cose che per il momento sono voci poi si concretizzeranno realmente. Io credo che in ogni caso Piazza Mercato ha gli spazi adatti per poter ospitare determinati tipi di attività che magari in altre aree del centro storico, come possono essere i decumani, sono troppo invasive e danno anche diciamo. Sì, e sono anche, come dire, motivo di fastidio della quiete pubblica. Sono quelle attività che praticamente creano disagi ai residenti e che invece a Piazza Mercato, dato l'immenso spazio, potrebbero essere sfidate senza alcun tipo di contratto. Incombe la pubblicità, fra pochi minuti ci rivediamo. Sfogliatella. Siamo a Corso Novara 1E1F, Piazza Garibaldi 93-94, Via Toledo 271 e all'interno della Food Hall nella stazione centrale di Napoli. Cuore di Sfogliatella @gmail.com. Dottor Maurizio Gargano, medico chirurgo odontoiatra, via Luigi Caldieri 54 Napoli, 081-560-2208, numero albo odontoiatri 1488. Eurograph, la nostra storia inizia nel 1992. Oggi siamo un'azienda all'avanguardia nel settore della grafica e della stampa.
siamo cresciuti con l'esperienza, la passione e la competenza per il nostro lavoro. Ciò ci permette di curare l'immagine aziendale dei nostri clienti a 360 gradi, dalla progettazione alla stampa offset, dalla pubblicità al web marketing, cataloghi, libri, brochure, packaging personalizzati di ogni tipo, allestimenti stand, banner e stampa digitale su qualsiasi supporto e dimensione. Affidati alla nostra professionalità, perché crediamo che l'eleganza nell'immagine non è farsi notare, ma farsi ricordare. Ti aspettiamo a Napoli, in via Vecchia Poggioreale 45, o se preferisci scrivici una mail, info@eurografo.net. Sidelmed S.P.A. Verifiche di attrezzature di lavoro, impianti elettrici di messa a terra, ascensori e certificazione di sistema. www.sidelmed.it. Apicoltura Vesuvio. L'apicoltura Vesuvio, nata nel 1984, è ad oggi una realtà consolidata e ben nota in tutto il territorio vesuviano, grazie alla qualità e alla genuinità dei suoi prodotti. Le sue arnie, posizionate alle pendici del Vesuvio, permettono la produzione di diversi tipi di miele, monofloreale pregiato, che viene raccolto e lavorato, senza alcuna aggiunta o modifica al prodotto offerto dalla natura e dal grande lavoro delle api. L'ambiente ancora incontaminato del Parco del Vesuvio, l'accurata selezione degli sciami e l'assoluta genuinità della lavorazione rendono i prodotti dell'apicoltura Vesuvio adatti ad ogni uso, sia esso terapeutico che gastronomico. L'apicoltura Vesuvio si trova ad Ercolano, in Traversa Belsito 14. www.apicolturavesuvio.it. La Riviera di Partenope. Cucina tradizionale napoletana e favolosi piatti gourmet. Siamo a Napoli, in via Riviera di Chia 214. Telefono 081 1933 8714. E niente, eccoci qua in studio, telecamere spente mentre voi stavate cenando sicuramente, in studio e un pochino di baraonda rispetto alle affermazioni provocatorie che io avevo fatto. Volevo dire, e spero si sia capito da casa, se devo avere una sanità finta pubblica e pagarla come privata, preferisco avere una privata, so che sto in mano a un privato, pago ed ottengo un servizio in tempi molto brevi. Questo era il senso. È chiaro che la sanità deve essere disponibile per tutti quanti. Detto questo, noi ritorniamo su Piazza Mercato sempre su tutta l'area, non solo sulla piazza, sul Parco della Marinera, ma anche di fronte, mi pare, Nicola, che era stato presentato anche un progetto che doveva arrivare agli assessori, al ramo, al comune, eccetera. Però poi stranamente questa cosa era un bellissimo progetto turistico, un parcheggio con... È un grande progetto che è stato presentato a De Magistris e anche all'attenzione dell'ex vice sindaco Raffaele Del Giudice, molto entusiasta di questa cosa. Però purtroppo De Magistris lasciò cadere questa cosa. E a riguardo poi, che io sono molto legato al quartiere Pendino Mercato, perché sono due quartieri molto legati, molto vicini, e come citava il dottor Rispoli, e anche per lo sviluppo della zona, che è uno dei quartieri più storici di Napoli, che era anche uno dei più ricchi, era il polmone economico di Napoli, che stranamente, che poi dopo l'evento del Cissi di Nola si è svuotato e negli ultimi 30 anni è rimasto abbandonato a se stesso. La morte di Piazza Mercato, correggetemi se sbaglio, ha ucciso anche l'economia di Via del Duomo. Certo. Però epoche diverse. Però diciamo molto collegate come cose. Il Parco della Marinella potrebbe essere, sperando che le amministrazioni, i nostri amministratori ravvedano questa situazione e riflettano, potrebbe essere il veicolo
turistico-culturale dell'area di Piazza Mercato e tutto il quartiere Vendino, anche Borgorifici, che a noi è legato a questo progetto. L'area della Marinella si viene sviluppato come era il progetto presentato all'amministrazione precedente, e potrebbe dare un grande risalto economico, storico, culturale, e questo sarebbe per Napoli e per il quartiere Pendino Mercato, San Giovanni a Teduccio e quello che viene tutto sulla via Marina, sarebbe uno sviluppo economico importante. Parcheggi, camper, camperisti, accoglienza turistica, area verde attrezzata. È quello che manca, il punto turistico. Stanno realizzando una piccola villetta comunale, o sbaglio? Sì, sì, è proprio, sono 27-28 mila metri quadri. È un punto di accoglienza turistica, ovviamente commerciale, H24, che darebbe da lavorare, darebbe lavoro a tantissimi giovani, come il mercato ittico, che è in un puro stato di abbandono e non si sa che fine fa. Sono 10 anni a questa parte, più o meno, da quando è stato chiuso. E tutti in uno stato di abbandono. Noi presentavamo anni fa un progetto, però questa la rivolgo a lei, questa domanda. Raffaele, io ho visto centinaia di foto che avete fatto pure una mostra fotografica rispetto al degrado che incontrate tutti i giorni. Non sono foto fine a se stesse, perché mi pare che state facendo un'iniziativa importante, una mostra fotografica pubblica per sensibilizzare gli abitanti dei vari quartieri dove vengono fatte queste immagini. Sì, allora, la fotografia non è che lo affermiamo noi. È una testimonianza vera. È una testimonianza, perché induce a riflettere e a pensare chi scatta la foto e chi la vede. Allora noi abbiamo preparato un progetto che si chiama Scatta e Riscatta. Significa, ha un doppio senso questa frase, certo. Scatta la foto e poi la riscatti dopo, quando, che sarà un concorso fotografico, quando quel luogo che tu hai individuato, degradato, sporco, riesci con una tua attività a recuperarlo. E quanti sarà un concorso fotografico che partirà con il nuovo anno scolastico, che interesserà appunto le scuole, gruppi, associazioni. Bella iniziativa. Non sarà un concorso fotografico, ma è un corso di educazione alla cittadinanza consapevole e compartecipativa. Perché, come dicevo prima, se non si induce il cittadino a riflettere sui propri diritti, sulle proprie responsabilità, a conoscerlo, perché molti diritti negati sono negati perché non vengono posti alla conoscenza dei cittadini, e anche se il cittadino conosce il proprio diritto non sa come esigerlo. Allora stiamo creando degli sportelli con avvocati, con un assistente sociale, che siano in grado di dare delle informazioni precise, in modo perché si deve creare una omogeneità sul territorio, una sorta di corsi di formazione per cittadini pratico. Perfetto, pratico. Domenico, io prima l'ho interrotta brutalmente perché incombeva anche la pubblicità. Se ricorda il tema, vuole continuare? Sì, sì, volevo innanzitutto sostenere quello che hai detto, che piuttosto che avere una sanità pubblica falsa, preferisco una sanità privata vera. Il dottor Rispoli ha giustamente citato l'America, io ho citato la Svizzera. L'ho citata io veramente, però in senso positivo. L'ho citata però io, perché poi ci sono anche stato negli Stati Uniti e conosco il meccanismo. Io non è esattamente vero quello che ci dicono le televisioni. Prego. Ovviamente capisco che in America, ad esempio, c'è comunque un tasso di disoccupazione, e invece in Svizzera no. Io vorrei che noi riuscissimo a vivere come vivono in Svizzera. Quindi con tasso di disoccupazione zero tutti si possono permettere un'assicurazione privata anche per la sanità e vivono. Sta tirando acqua al suo mulino, lei è un professionista del settore assicurativo. No, però come citavo prima la mia amica, battuta. Grazie a check-up gratuito è riuscita a scoprire in tempo il tumore, è riuscita anche a curarla, adesso sta bene fortunatamente. E poi stavo per dire, intanto la sanità pubblica, come dicevi tu, è diventata più cara di quella privata. Io un elettrocardiogramma a mia figlia per lo sport
col ticket costava 36 euro, privato ho pagato 20 euro. Quindi ci stanno costringendo. Una bella notizia questa. Allora, ricominciamo il giro da capo. Rispoli, io stasera ce l'ho con lei, lei mi sta antipatico. Scherzo, chiaramente stimo moltissimo Luigi Rispoli perché effettivamente nella sua vita ha fatto tantissimo per la città di Napoli, lo devo dire, esponendosi spessissimo, sempre in prima persona. Parliamo di turismo che è molto legato alle attività delle associazioni di qualunque genere, perché anche quella che sostiene e porta avanti con grande fatica sia Raffaele che Domenico è un'associazione che comunque tende oltre al benessere del cittadino, ma anche del cittadino provvisorio, meglio conosciuto come turista. Turista non è altro che un cittadino provvisorio che si trova nella nostra città ospite e fruisce di tutti i servizi, ma anche dei disservizi della città. Napoli, prima della pandemia, io la chiamo ancora falsemia, prima della pandemia faceva registrare il 93% di occupazione di camere, siamo arrivati al 97%. Abbiamo pareggiato praticamente i conti con l'isola più bella del mondo che è Capri. Sono dati che nella storia non si erano mai visti o sentiti. Oggi finalmente albergatori, ma tutto il settore del turismo, quindi dall'accoglienza alla somministrazione, stanno banchettando. Manca sempre e comunque qualcosa. Manca sempre e comunque qualcosa, perché comunque quando arriva questa gente... noi giriamo per la città, li intervistiamo, li sentiamo, e la città è ancora da qualche parte ancora impresentabile, perché effettivamente ormai i turisti prima evitavano delle zone della città, oggi ci vanno proprio per vederla e per vedere queste zone. Cosa si può fare, Rispoli? Beh, intanto, o cosa si dovrebbe fare? Beh, intanto, come sempre accade in questa città, siamo stati travolti da un'onda favorevole che ha fatto sì che Napoli potesse diventare una delle destinazioni più appetibili. Del resto qualche giorno fa il Time ha pubblicato, ha indicato Napoli e Pallantelleria per quello che riguarda le destinazioni italiane come quelle più ambite per il 2023. Suscitando l'invidia di qualcuno, comunque, diciamo. Certo. Però il vero problema del turismo a Napoli è che sostanzialmente, poiché le istituzioni locali non erano preparate, non sono preparate a questo fenomeno, si riferisce ovviamente, culturalmente all'accoglienza? No, mi riferisco proprio dal punto di vista amministrativo e di tutte quelle che sono le azioni politiche che attraverso le varie istituzioni locali si possono mettere in campo. Per cui noi corriamo il rischio che il turismo diventi addirittura un fenomeno negativo rispetto a quello che è la vita della città. Sicuramente. Già in altre città, anche in Italia, città d'arti come Firenze, da tempo si stanno domandando che cosa possono fare per poter avere e garantire un turismo sostenibile. Perché in realtà in questo momento noi stiamo assistendo ad un fenomeno per cui tantissime attività di carattere artigianale ed anche presidi culturali importanti vengono espulsi dal sistema economico del centro storico, in particolare nella zona tra i due decumani, per fare posto ad attività più remunerative. Noi stiamo assistendo alla trasformazione, e questo con un'amministrazione comunale che guarda questo fenomeno. Abbiamo tolto il mandolino, è rimasta solo la pizza praticamente, ho capito bene? Sì, stiamo trasformando l'area fra i due decumani in un'enorme friggitoria a cielo aperto. Tra le altre cose devo anche dire, ma lo potete vedere tutti quelli, tra le altre cose penso che Raffaele lo abbia anche documentato attraverso gli scatti, le fotografie che fa con la sua associazione. Su questa cosa, no? Sì, perché pubblico, la cosa scandalosa è che c'è una situazione di degrado per cui si cammina sopra i bicchieri di carta, sopra i piatti, eccetera, ma nemmeno gli esercenti, e dovrebbe essere il loro interesse, puliscono gli spazi davanti ai loro negozi, i tavolini, le mensole che vengono messe fuori. Io voglio farla arrabbiare, non è che si aspettano che passino gli uomini della SIA per caso, che spesso non passano?
C'è certamente questo, perché poi ovviamente una città di turismo dovrebbe avere dei servizi che funzionano. Se io ho 100 abitanti in un quartiere, praticamente... mille, la zia dovrebbe provvedere ad avere un turno in più per mantenere esatto, il decoro urbano. Esatto, ma non c'è solo questo, diciamo. Non può farlo il sono cittadino. Tanti i servizi che dovrebbero essere messi a disposizione di un turista che arriva. Prima fra tutti, per esempio, il trasporto pubblico locale, che qui è del tutto inesistente. Se parliamo che praticamente di stamattina la notizia che la funicolare di Chiaia, che è chiusa per un intervento di manutenzione la programmata da ormai già da 6-7 mesi, deve aspettare ancora perché la gara non è stata ancora aggiudicata. Il coltello nella piaga. Noi abbiamo la metropolitana più bella del mondo, ma è quella che fa più pena del mondo. Bastano 4 gocce d'acqua per allagarla. Ritardi sconsiderati sulle tratte, l'orologino 20 minuti, io sono stato in Svezia, in Germania, in Francia, un minuto e mezzo da noi, prossimo treno 15 minuti, 20 minuti, poi microfono, tutti fermi perché la linea è interrotta, cioè è follia allo stato puro. Assolutamente, in queste condizioni è evidente che non possiamo... avere che questo tipo di turismo, quello che abbiamo oggi. Facciamo del marketing perché la gente torna ai propri paesi e dice esatto. Napoli è bella ma non funziona quasi esatto. nulla. No, ma addirittura sta diventando un elemento caratteristico che forse per alcuni sarà anche affascinante questo nostro disordine, questa disorganizzazione totale, che però non fa bene a noi e soprattutto al nostro orgoglio di napoletani, che invece vorremmo una città più ospitale, più accogliente, che potesse garantire servizi di qualità non solo... ai cittadini ma anche ai turisti, il minimo sindacale. Pulita, anche perché paghiamo le tasse più alte d'Italia, ecco, non dimentichiamolo, perché noi praticamente anche con l'ultimo bilancio comunale e l'ultima finanziaria regionale ci sono stati aumenti ulteriori sulle addizionali dell'IRPEF che paghiamo solo noi napoletani, quello che paghiamo noi a Napoli anche in termini di tari. E ho sentito che nel prossimo bilancio l'amministrazione comunale, oltre alla tassa di soggiorno, vuole aumentare di nuovo anche la Tari. Cioè, voglio dire, stiamo arrivando a livelli incredibili, paghiamo per servizi inesistenti le tasse più alte d'Italia. Credo che sia una cosa inaccettabile. Il dramma è che questo popolo, salvo l'eccezione di Masaniello, sta sempre lì fermo, mentre in Francia, la Francia è a ferro e fuoco, le vostre televisioni non ne parlano, la Francia è a ferro e fuoco da quasi 20 giorni perché le pensioni minime da 1.200 euro probabilmente vorrebbero tagliarle di 50 euro e da 62 anni vogliono portarle a 63 in Italia. L'età non si è ben capita, dovrebbe essere 67, ma molti ci arriveranno nella cassa da morto. E il premio ritirato è di 450 euro, una vergogna, non mi riferisco a questo, ma a tutti i governi che si sono avvicendati, osceni. La colpa non è dei governi, è sempre della gente. I francesi hanno detto no, stanno mettendo a ferro e fuoco la Francia e Macron sta veramente in grossa difficoltà. Stessa situazione sta accadendo in Olanda, dove gli agricoltori hanno detto o vi fermate o ci prendiamo noi il governo. Scusate questo sfogo perché io ha già sfogato. Quindi torniamo a noi. Il problema riguarda sempre l'incapacità delle amministrazioni di rispondere puntualmente a quelli che sono i problemi della città. Questo al centro, questo in periferia, questo ovunque. Abbiamo praticamente, c'è un altro problema grandissimo legato al turismo, che è quello che riguarda il PUAD, il piano delle aree demaniali che è in discussione in questo momento in Regione Campania, dove addirittura De Luca ha previsto che il 70% delle aree demaniali e delle spiagge debbano essere occupate da lidi e quant'altro, e solo il 30% di spiagge libere. Tra le altre cose, in questo 30% ci sono anche dei litorali dove non è possibile la balneazione, tipo la bellissima spiaggia di San Giovanni a Teduccio, che attende da anni di poter essere bonificata. Ecco. Una città di mare che non riesce a garantire ai propri ospiti nemmeno l'accesso al mare. Voi mi dovete scusare, ma io dico, quando questi politici si presentano in periodo elettorale, lo so che può apparire una banalità,
e vi vengono a chiedere il voto, e mi riferisco agli abitanti, ma di tutti i quartieri, non voglio parlare di un quartiere in particolare, ma non vi viene voglia di prenderlo con una mazza e cacciarli? Ma sinceramente, però, noi faremo, poi scompaiono il giorno dopo, qualcuno vende i voti e quindi quella giornatina, noi siamo prossimi, e quella giornatina si sente un uomo ricco, però poi per tutto il resto della vita diventerà un miserabile. Ma quando è che l'orgoglio napoletano viene fuori e questa gente la caccia dai palazzi? Questa è la domanda che faccio a tutti quanti voi. Scrivetemi anche in privato, come fate spessissimo, così ne facciamo anche una puntata. E io credo che non è che la causa di tutto è la politica, io dico che la causa di tutto è il cittadino, perché il cittadino che non si ribella non è vittima della politica, ma è complice della mala politica. Allora, Nicola, avevamo detto che praticamente ci sta questo sentimento di rilancio, ma c'è ancora tantissimo da fare, sì, in quell'area. Ripeto, per me, per noi, ci auguriamo che l'amministrazione si dà una mossa quanto prima, perché sia l'area della Marinella, il mercato ittico, ma soprattutto il rilancio culturale, economico di Piazza Mercato è legato al Parco della Marinella, ma non al giardino, perché noi di giardini ne abbiamo tanti, ville che ne abbiamo tante che sono state sempre sottovalutate e le associazioni si sono prese cure di manutenzione e robe varie. Però qui non zona, deve... in modo particolare, scusami, di San Giovanni, che qua quella lì di San Giovanni a Teduccio ci vuole una barca di soldi, non c'è personale, non c'è custodio, non c'è giardini, cioè facciamo sta villa, a cosa ci serve? A noi ci serve dare sviluppo economico sul territorio, noi non abbiamo bisogno di fabbrica, abbiamo la bellezza che ci ha baciato il nostro Anche Signore per il territorio, non si può fondare soltanto, e noi dobbiamo fondare questo, un museo del mercato ittico che è importante, aprire il Parco della Marinella turistica e dare lavoro e sviluppo al Piazza Mercato, a Borgo Refici, che sono la storia di Napoli, che meritano rispetto da questa amministrazione e dalle altre che succederanno. Perfetto. Perché non possiamo andare avanti in questo Grazie, modo. Nicola. Grazie Nicola. Allora, noi siamo quasi alle battute finali, siamo in chiusura. E la domanda vale per tutti e due, perché siete membri dello stesso progetto. Vi siete dati un obiettivo, una finalità? Qual è il primo step che volete raggiungere dopo questi anni di lavoro? Guardi, allora, noi ci stiamo occupando come una mission vera e propria, sì, del decoro della città, innanzitutto la pulizia, perché non si può fare manifestazioni, parlare di cultura in un ambiente sporco e malsano e degradato. Chi farebbe una festa in casa invitando ospiti, lasciando la spazzatura, i bicchieri sporchi dappertutto, camminandoci sopra? Allora, quello che manca in questa città è una coscienza civica che imponga il cittadino a chiedere con forza. Stai dicendo una cosa bellissima, Raffaele. Perché ai nostri tempi si studiava nelle scuole l'educazione civica. E un altro malato ormai cronico è proprio la scuola, il sistema formativo, esatto, dei giovani. Prego. No, esatto. Il nostro programma, appunto, è anche quello di fare in modo che i progetti di educazione civica che sono già stati previsti dalla nuova norma, dalla nuova legge, vengano però realizzati in maniera efficace, non con materie o nozioni che non sono pratiche. Cioè, noi abbiamo bisogno di far sapere ai cittadini che non va buttato il mozzicone di sigaretta per terra. Cioè, vi faccio un esempio, no? Ci sta un'associazione nazionale che si chiama Cambia il Gesto, che cerca di insegnare ai cittadini di cambiare il gesto, di non buttare il mozzicone per terra, ma di metterlo o nella stessa busta, nel pacchetto di sigarette, oppure qualcuno ha fatto anche... Delle rappresentazioni anche nelle scuole, o sbaglio? Faremo anche delle rappresentazioni nelle scuole, poi con il progetto Scatta e Riscatta noi entreremo nelle scuole e già abbiamo lavorato. In un anno quante tonnellate di mozziconi vengono gettate a terra e raccolte parzialmente? 4.000 tonnellate di mozziconi.
4.000 tonnellate. Fermiamoci sulle tonnellate. Mimmo, un telegramma velocissimo, siamo in chiusura. Su questo tema. Volevo dire, tu prima hai citato il sistema proprio pensionistico. Un telegramma proprio, flash. Hai citato il problema delle pensioni, no? Un tasto dolente. Volevo dire, io in questa... cioè la mia competenza praticamente è purtroppo trovandomi d'accordo che la previdenza anche dovrebbe essere pubblica, però purtroppo ci troviamo in una situazione di cambiamento dove il processo pensionistico è iniziato nel 1871 con Benchmark, ma adesso praticamente prima era un sistema che riusciva a sostenere, adesso non si riesce più a sostenere. Non è più sostenibile. E il mio contributo, velocissimo, perché il mio contributo è quello di praticamente dare i consigli, Rispoli, voglio dire. Un messaggio positivo per la chiusura. Ma il messaggio positivo è che riusciamo a cogliere tutti quelli che sono gli aspetti positivi della fama che ormai a livello mondiale della nostra città la rappresenta con degli aspetti positivi, che ha determinato anche una grande attrattiva. La associazione sta facendo delle iniziative, se non ricordo male, su questo tema? Su questo tema stiamo praticamente organizzando un convegno su quello che riguarda la questione del centro storico. Quindi proprio saremo invitati tutti quanti, assolutamente, della rete. Assolutamente. Verremo con le nostre telecamere a seguirvi. Bene. Vi perfetto, allora io voglio ringraziare il dottor Luigi Rispoli, il cavaliere Nicola Di Frenna, l'amico carissimo Raffaele Federico e l'amico da poco conosciuto Domenico Credo. Ringraziamo Grazie. Tutti quanti voi da casa che avete avuto la pazienza di seguirci anche in questa puntata un pochino disarticolata, ma era doveroso parlare un pochino dei vari aspetti perché sono tantissimi e sono tutti correlati tra loro. Hanno un solo filo conduttore, un solo tema, la vivibilità e il benessere dei cittadini. Io farò una campagna elettorale contro la campagna elettorale prossima e tutte le campagne elettorali a venire. I cittadini devono assumere, prendere coscienza e capire che questa gente che attualmente, non mi riferisco, ripeto, a questo o a qualunque altro governo, che ci governa, lo fa esclusivamente per interessi personali, perché ad oggi, e mi riferisco in modo particolare alla città di Napoli, Napoli è una città meravigliosa e da 40 anni non ha mai avuto un sindaco all'altezza del nome di questa città, sia nel tempo che nella storia. Vi ringrazio tutti quanti, noi ci vediamo, stessa rete, stessa ora, stesso canale, venerdì prossimo. Allez. Cuore di Sfogliatella. Siamo a Corso Novara 1E1F, Piazza Garibaldi 93-94, Via Toledo 271 e all'interno della Food Hall nella stazione centrale di Napoli. Cuore di Sfogliatella @gmail.com. Dottor Maurizio Gargano, medico chirurgo odontoiatra, via Luigi Caldieri 54 Napoli, 081-560-2208, numero albo odontoiatri 1488. Eurograf, la nostra storia inizia nel 1992. Oggi siamo un'azienda all'avanguardia nel settore della grafica e della stampa. Siamo cresciuti con l'esperienza, la passione e la competenza per il nostro lavoro. Ciò ci permette di curare l'immagine aziendale dei nostri clienti a 360 gradi, dalla progettazione alla stampa offset, dalla pubblicità al web marketing, cataloghi, libri, brochure, packaging personalizzati di ogni tipo, allestimenti stand, banner e stampa digitale su qualsiasi supporto e dimensione. Affidati alla nostra professionalità, perché crediamo che l'eleganza nell'immagine non è farsi notare, ma farsi ricordare. Ti aspettiamo a Napoli, in via Vecchia Poggioreale 45, o se preferisci scrivici una mail, info@eurograf.net. Sidelmed S.p.A.
verifiche di attrezzature di lavoro, impianti elettrici di messa a terra, ascensori e certificazione di sistema. www.sidelmed.it. Apicoltura Vesuvio. L'apicoltura Vesuvio, nata nel 1984, è ad oggi una realtà consolidata e ben nota in tutto il territorio vesuviano, grazie alla qualità e alla genuinità dei suoi prodotti. Le sue arnie, posizionate alle pendici del Vesuvio, permettono la produzione di diversi tipi di miele, monofloreale pregiato, che viene raccolto e lavorato, senza alcuna aggiunta o modifica al prodotto offerto dalla natura e dal grande lavoro delle api. L'ambiente ancora incontaminato del Parco del Vesuvio, l'accurata selezione degli sciami e l'assoluta genuinità della lavorazione rendono i prodotti dell'apicoltura Vesuvio adatti ad ogni uso, sia esso terapeutico che gastronomico. L'apicoltura Vesuvio si trova ad Ercolano, in Traversa Belsito 14. www.apicolturavesuvio.it. La Riviera di Partenope, cucina tradizionale napoletana e favolosi piatti gourmet. Siamo a Napoli, in via Riviera di Chia 214. Telefono 081 1933 8714. Cuore di sfogliatelle.